Anche noi del TG No andremo a vedere la Vica Rock. Angela, tu ci vieni, vero? Sì. Sara? Sì, io ci vado. Perfetto, andremo a vedere la Vica Rock. Ma dove si viene? A Pegando. Ah, e a che ora? Che ora? Alle 17. Ah, ci andremo. Ma tu ci vai? Ma un passaggio lo vuoi? Pavanno sì. Ah, ho capito. Benvenuti alla TG No, la disinformazione nelle vostre case. Settembre. Settembre decreta la fine dell'estate, delle ferie, ma soprattutto l'inizio dei palinsesti televisivi. Per 3 mesi abbiamo goduto di repliche e vecchie proposte da parte delle emittenti private. È come se quest'inverno non avessimo già visto delle trasmissioni, o soprattutto quelle trasmissioni. Se è vero che è ripetita Juvent, è vero che ripetere una replica già replicata rincoglionisce. In compenso, la Rai ha tirato dai propri archivi delle trasmissioni che hanno un valore immenso. Presentatori come Walter Chiari, ospiti come Totò, cantanti come Mina e coppie di comici come Bice Valori e Paolo Panelli. Tutti a dimostrare che una volta in TV si andava perché era un premio, perché era un bravo professionista. Tra non molto si darà il via ad una nuova edizione del Grande Fratello, di nuovi talent che di nuovo avranno solamente il nome e non i contenuti, e trasmissioni che taglieranno il traguardo dell'ennesimo anno di programmazione. Questo a dimostrare però che la televisione non è più il premio di chi sa fare qualcosa, ma il parcheggio di chi non sa fare nulla. Riprendiamoci il posto sul divano, cambiamo le pile del telecomando per guardare qualcosa di già visto. Nel frattempo è iniziato il campionato di calcio. Qualcuno insinua che a vincerlo quest'anno sarà una squadra di Milano o una di Torino. In ogni caso, una strisciata del nord. Signore e signori, viva la fantasia e buona visione. Andiamo con il nostro primo quotidiano. Il Faglio. Titolo centrale, ripeterai Fabio Fazio. Rifarà lo storico quiz presentato da Mike Buongiorno. Rischia tutto. Antonella Clerici riproporrà Ti lascio una canzone. Si cerca di convincere Cino Tortorella nel riprendere i panni di Mago Zurlì nello Zecchino d'Oro. Andiamo con l'Avanzi. Scadent Show. Al via la nuova stagione televisiva, un'invasione di nuovi talent per aiutare i giovani artisti ad emergere. Sai cantare? Sai recitare? Sai ballare? Se fino adesso non sei riuscito ad essere qualcuno, un motivo ci sarà. O sei scarso e i tuoi amici ti pigliano per il culo, o tuo padre non conosce nessuno in ambito artistico. Con questo noi abbiamo chiuso con la nostra disinformazione per godere un po' meglio queste notizie. Sapete cosa vi suggeriamo? Di Renato Zero, viva la Rai! Sì, vabbè, e voi potreste dire, ma perché noi non facciamo televisione? Ma sì, infatti. Ah, noi facciamo televisione. Perché secondo te questo è una rubrica, è un DG, è una cosa. Finiscila. Vabbè, mi sto zitto. Ma se neanche le mie figlie mi hanno detto, papà, ti ho visto, dai. Viva la Rai, fa crescere strani. Viva la Rai. Viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi.